grazie a Rosario per avermi citato nel suo intervento. E nel comunicato stampa sono stato definito, sono apparso come studioso, un aggettivo che intimorisce non poco un semplice studente universitario come me. E quindi mi piacerebbe piuttosto accogliere questa qualifica come un aggettivo da leggersi un po' alla maniera dantesca, come la intendeva Dante, quindi bramoso, inteso quindi come affamato di conoscenza. E, infatti, senza la curiosità oggi non sarei qui. E, ho voluto presenziare per testimoniare il mio interesse, la mia passione nei confronti di Mastriani, un autore che ho scoperto in anni liceali e nel contempo nel tempo lontano dagli orari scolastici, precisamente in un manuale di storia della letteratura italiana che mi fu regalato da mio fratello. E quindi dalla prima sottolineatura su quel nome, Francesco Mastriani, io mi sono accorto che lui non era stato per niente menzionato nel manuale scolastico di storia della letteratura italiana, e questo in un certo senso mi ha spinto, mi ha incitato, mi ha costretto quindi a fare delle ricerche per una più approfondita conoscenza su un autore come Mastriani che si è rivelato poi, userei due aggettivi, intrigante e complesso. Intrigante se consideriamo la quantità dei suoi lavori, gli altri relatori hanno già citato la quantità spaventosa dei suoi lavori, credo che non ci siano rivali nella letteratura non solo napoletana ma direi italiana, perché anche Pirandello è stato fecondissimo, ma più di 100 romanzi non ne ha scritti. E quindi attraverso i suoi lavori possiamo cogliere la qualità e quindi la complessità, perché ci si trova a un certo punto immersi in una miriade di generi e sottogeneri del narrare. Forse è stato questo il motivo per il quale nel corso di quest'ultimo secolo e mezzo hanno avuto gli studiosi una certa difficoltà appunto nel delineare un genere adatto per Mastriani. E anche il processo mediante il quale quelle storie arrivavano alla gente, al pubblico, è lo specchio di un contesto sociale e storico che Mastriani non direi che ha vissuto, ma che ha proprio subito, cioè che ha subito fino al patimento quotidiano, perenne. Dante, che lui del resto amava moltissimo, che citava spesso, l'avrebbe definita la lena affannata. E a tal proposito mi è parsa davvero interessante una lettera di Mastriani indirizzata a un professore calabrese. Prima Emilio faceva riferimento a questa lettera. Il professore calabrese al momento non si sa chi sia, ecco. E Emilio ha citato un breve passo di questa lettera, e io direi che valga la pena anche leggere alcuni passi perché sono veramente interessanti. Napoli, 16 giugno 1881. Gentilissimo signor professore, le parrà strano che, conoscendola io appena per una gentile visita da lei fattami, prenda sì enorme licenza di scriverle la presente per chiederle un grandissimo favore. Ma sono così rari oggi di gli uomini che a somma cultura della mente accoppiano sentimenti gentili e nobili, che io non so resistere alla ispirazione che mi sorge nell'animo di fare assegnamento sul suo cuore in uno di quei momenti di imbarazzo che non sono rari nella vita dei letterati onesti. La storia della mia vita è una ben triste regia, ragguardevole signor professore. Sfogai spesso nei miei libri la piena di miei affanni. Doloroso è il calvario a cui è condannato lo scrittore che non vende l'anima sua e la sua penna alla vile cortigiania. Scrissi sempre con Dio nella mente e nel cuore, dissi amare e terribili verità, grandi ai potenti, inde ira.
vivo povera e stentata vita col tenue frutto dei miei lavori, al che si aggiunge oggi di una cronica infermità che mi toglie anche i piccoli proventi che ricavavo dalle mie private lezioni, onde io mi trovo di presente nelle maggiori angustie e pressure dalle quali non saprei come uscire. Ho scritto e fatto parlare per me al ministro della pubblica istruzione, ma la Minerva è sorda alle preci dei mortali. Nei passi successivi, che insomma non vi leggo per motivi di tempo, scopriamo che l'assegnamento, il favore, altro non è che appunto una richiesta d'aiuto economico, che solitamente Mastriani spediva a Raffaele Mastriani, suo suocero e cugino, che ormai era morto nel 1881. E vorrei soffermarmi proprio su questa data, 1881, anno di datazione di questa lettera che Mastriani scrive e che è conservata, lo dico per rigore scientifico, alla sede della Società Napoletana Storia Patria. E in quest'anno ha visto sfornare la Sonnambula di Montecorvino, la Medea di Portamedino, l'Ebreo di Portanolano, tre romanzi in un anno. Un anno che ha visto Federico Verdinois pubblicare profili letterari dove ci accorgiamo che il giornalista offre un ritratto di Mastriani piuttosto romanzato. E c'è questa affermazione che è mai codesto rumore che si leva intorno al realismo, il realismo l'ho inventato io. Qui Verdinois dice che in questa dichiarazione la scritta Mastriani incalcia un suo romanzo, però qua Verdinois ha fatto un po' il furbacchione, perché non ha inserito né la fonte né ha detto da effettivamente dove gli ha preso questa dichiarazione di Mastriani, visto e considerato che Mastriani non l'ha detta a voce, ma l'ha scritta in calcio a un suo romanzo. E si tratta della prefazione ai Drammi di Napoli. La vera dichiarazione di Mastriani, però, coincide solo concettualmente con quello che ha riportato Verdinois, non anche dal punto di vista lessicale, cioè, voglio dire, Mastriani non ha detto proprio esplicitamente il verismo inventato io, ha usato chiaramente altre parole, ma il concetto naturalmente era e resta quello, quindi inviterei piuttosto ad accogliere le parole di Verdinois con una certa prudenza. L'anno successivo, nel 1882, sulle pagine del Roma, col quale aveva già avviato la collaborazione, come ricordava Rosario, nel 1875, Mastriani pubblica L'assassinio in via Portacarrese a Monte Calvario. Questa storia che sto leggendo è una storia di amore e delitto che, diciamo, non differisce molto dalle altre dal punto di vista stilistico e tematico, contenutistico proprio, dalle altre storie raccontate da Francesco Mastriani, e mi sto soffermando su alcuni personaggi, oltre a Barbarina, che è insomma la protagonista di questo romanzo. Una Barbarina messinese, quindi troviamo anche Messina, troviamo anche Bari. Quindi troviamo una Napoli comunque multietnica, già nell'Ottocento, e questo è un dato su cui bisogna riflettere molto. Il barese è Tito Leonzi. Si tratta di un poeta. Sì, si tratta di un poeta, un intellettuale. E questo Tito Leonzi, insomma, mi diceva già qualcosa questo nome. E mi sono poi ricordato che Luigi Pirandello, nel Fu Mattia Pascal, nono capitolo, fa incontrare Mattia Pascal con Tito Leonzi, che è un intellettuale e un poeta, non a caso. Quindi assomiglia spaventosamente a Pirandello, e non è la prima volta che ho già trovato altre analogie tra Pirandello e Mastriani. In questo caso però ci tengo a sottolineare, non sarebbe Mastriani che abbia copiato da Pirandello, ma viceversa. E non sarebbe la cosa di poco conto, visto che Pirandello è un attimino il proprio nome della letteratura. E il dottor Nereo, la trama del dottor Nereo è praticamente la stessa di quella del Fu Mattia Pascal, perché entrambi i protagonisti hanno questa crisi di identità, sia il dottor Nereo sia Mattia Pascal, e entrambi si trovano appunto ad affrontare questa vincita al casino, entrambi. Cioè, questa analogia è spaventosa,
Ora, non abbiamo bisogno comunque di alcune conferme dal punto di vista filologico, di testi, eccetera, per dire con certezza che si tratti effettivamente di una fonte da parte di Pirandello nei confronti di Mastriani. E in questa, tornando appunto al periodo storico durante il quale Mastriani ha collaborato con Roma, in questa che potremmo noi definire l'ultima stagione della produzione letteraria di Mastriani in qualità di autore di romanzi d'appendici per il Roma, notiamo che lui intensifica la sua volontà di entrare proprio nei meandri dei vicoli napoletani, anche con i diversi antichi mestieri, quelli che noi definiamo antichi mestieri. Mastriani cita più volte il Ponte della Sanità, nell'Assassinio di Portacarrese, ma anche in altri due inediti, poi se dobbiamo considerare tutti gli altri, cita anche negli altri, Le Due Gemelle, Carmela e anche nella Iena delle Fontanelle. Sì, però no, io volevo soffermarmi sugli inediti. Nella Iena delle Fontanelle però Mastriani non si sofferma semplicemente, non si limita solo a citare il Ponte della Sanità, ma offre proprio una digressione storica sul Ponte della Sanità. Mastriani cita più volte il Conte di Mola, che sarà menzionato anche da Edoardo De Filippo in Napoli Milionario. Settimana passata, dopo con De Moro, lo signore si è gettato 4 in Abbasci. E qui c'è il segno, e poi che andavi in Abbasci pure tu, si risponde, no? Al figlio Amedeo in Napoli Milionario. Luoghi nei quali i suicidi, già all'epoca di Mastriani, erano frequentissimi. E io volevo soffermarmi su questo e arrivo all'attualità di Mastriani, che è il punto centrale di questo mio intervento. L'attualità di Mastriani, quindi, consiste innanzitutto nell'aspetto narratologico, cioè nell'aspetto più squisitamente tecnico del modus operandi del narrare proprio di Mastriani, in quanto lui ha riempito la funzione di intrattenimento destinata ai suoi romanzi. Ecco perché il dottore qui ha parlato proprio di un ridimensionamento dei romanzi di Mastriani nell'ultima stagione della sua vita, perché proprio lui era spinto a scrivere tantissimo, più che altro proprio per una funzione di intrattenimento, e lui appunto riempiva questa funzione di intrattenimento con oggetti del mondo reale, quindi eventi, quindi situazioni, questioni sociali, civili, legate anche alla criminalità. Il periodo quindi che inaugura la collaborazione con Roma e che delinea anche l'ultima stagione della sua produzione narrativa vede un Mastriani che avverte la necessità non di interpretare e nemmeno di informare, ma di interpretare informando. Un modus operandi previsto da ricerche, tecniche di inchiesta che a mio avviso sarebbe riduttivo catalogare solo come romanzo d'appendice. Perché? Perché Mastriani ha rappresentato non solo e non semplicemente il giornalismo, né semplicemente e solamente la letteratura, né tantomeno il giornalismo letterario, ma avendo fuso insieme le caratteristiche di entrambi i campi, producendo quindi un ibridismo, come dire, attraverso quelli che lui definiva studi, no? Gli studi sociali anche, possiamo considerare Mastriani, e io dalle mie interpretazioni, dai miei studi, io posso limitarmi a considerare Mastriani l'esponente ante litteram di un genere letterario che peraltro occupa grande spazio nell'editoria odierna, e mi riferisco al genere non fiction novel. Mastriani ha parlato anche di camorra in numerosissime pagine dei suoi libri, con uno stile tale appunto da indurci a credere che se oggi Mastriani fosse vivo sarebbe stato senz'altro lui l'autore di Comorra. Benché dunque molti studiosi ritengano che sia azzardato definire Mastriani un verista al pari di Capuana o di Verga, dobbiamo ammettere, e su questo siamo tutti d'accordo, su questo sono d'accordo appunto Palermo, tutti, che questo scrittore napoletano, tanto amato dalla Serao, da Benedetto Croce e soprattutto direi dal popolo napoletano, sicuramente ha anticipato i tempi, e io credo che sarebbe doveroso rivalutarlo semplicemente per restituirlo a Max.
insieme in questa ora della riflessione di Bastiani fatta da Emanuele Cerulli. Sono ricordato.